Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo video speciale qui ad Entropy for Life. Non faccio andare la sigla perché sarebbe brutto nero bianco. Cosa sta succedendo? Sono davanti a una lightboard. In realtà è messa a disposizione dall'Università di Padova perché in questo periodo sto collaborando con l'Università di Padova per realizzare dei videocorsi e quindi sto facendo le prove tecniche di vario tipo e mi sono detto, sai cosa? Faccio il video dei 10.000, ecco, che lapsus, dei 20.000 iscritti in un posto un po' speciale, così magari vi stupisco in qualche modo. Vedete un sacco di cose strane, adesso ve le spiego, però prima volevo ringraziarvi. Mai mi sarei aspettato di arrivare a 20.000 iscritti in così poco tempo. Probabilmente non è neppure detto che ci sia davvero arrivato. In questo momento io sono, mancano 200-300 iscritti per quando sto registrando il video, però chi se ne frega, nel senso che io non sono superstizioso, anzi, cioè uno dei più grandi problemi d'Italia secondo me è la superstizione, il pensiero magico così largamente diffuso. Io giovedì vado in vacanza, mi ritiro nei monti e mi dispiaceva non festeggiare in nessun modo questo traguardo. Quindi cosa ho fatto? Ho detto fanculo, posso dirlo? Vabbè, ciaone, non riesco a fare una live, faccio un video, lo faccio uscire giovedì o mercoledì in modo che comunque posso gustarmi i commenti. E chi se ne frega, arriverò a 20.000 domani, dopodomani, il giorno dopo ancora, siamo lì, ok? Ormai. Fanculo la superstizione, ok? Mi raccomando. Oh no, un gatto nero che mi... No, sto scherzando. Detto questo, io vi voglio un sacco di bene e ho preparato questa cosa per voi. Quindi iniziamo, la storia inizia 9 mesi fa, quando ho deciso di aprire questo canale e... Adesso vi dico perché non avrei mai pensato di arrivare a 20.000 iscritti. Il motivo è semplice, mi ero dato una regola, mi ero detto, sai cosa Giacomo? L'unico obiettivo che ti devi dare è questo, 10 iscritti al giorno. 10 iscritti al giorno e, beh, figata, in un anno arrivi a 3.500, 3.600, se tutto va bene, capito, arrotondando per eccesso, perché poi sei sempre sopra i 10 e arriverai tranquillamente a 4.000 iscritti. Cavolo, 4.000 iscritti su YouTube è tanta roba in un anno, è un obiettivo pazzesco. E la cosa assurda è che mi sono reso conto subito che questa cosa era una cazzata, nel senso che YouTube non funziona così, non si cresce linearmente, ma si cresce un po' a balzi, un po' in modo caotico. Tanto che io ben 5 volte ho avuto una crescita minore di 10 iscritti, ben 5 volte. 5 volte in cui, ok, ormai avevo capito che psicologicamente, non, cioè che come caso non aveva senso, però psicologicamente mi aveva colpito. Io ero là che dicevo, no, cavolo, no, non ho raggiunto il mio obiettivo, che era stupido, però ormai sapete come sono gli obiettivi. Una volta che te li poni è anche difficile riuscire a toglierteli in un certo modo. 5 volte è successo questo evento, eppure adesso sono a 20.000, che è ben 5 volte di più dell'obiettivo che mi ero dato inizialmente. Solo per questo dovrei essere felicissimo. La mia crescita media di iscritti è stata enorme, 60-70 iscritti al giorno, perché poi io dicevo in un anno, qua sono solo passati 9 mesi, chissà quanti iscritti saranno entro la fine dell'anno, non credo un numero così tanto diverso da ora. Mi sono dato da fare, ho prodotto circa 1,8 video a settimana, in realtà ne ho prodotti di più perché tanti video io li ho cancellati perché non mi piacevano, ma ne ho caricati 1,8 a settimana. Questo numero è un numero un po' particolare, nel senso che è stato frutto di una grandissima lotta interiore per me, nel senso che da una parte c'era un'esigenza quasi appunto passionale, e cioè che a me, ho scoperto, piace tantissimo creare i video, non tanto montarli, non tanto registrarli, proprio crearli, scriverli, avere l'idea, avere... cioè mi è successo davvero un sacco di sere che ne so, prima di andare a letto, oh no, no, ho l'idea, è ora, non posso più dormire, mi alzavo, prendevo, la scrivevo e già che c'eri ovviamente devi guardare le fonti, devi fare tutto, il giorno dopo ti metti a ricercare, quella parte là è la parte che mi piace tantissimo, tanto che se fosse per me io di video ne farei uno al giorno. Però poi c'è un'altra esigenza, che è, questo dovrebbe essere un cervello, mi rendo conto che non so disegnare, sono scarsissimo. Questo è un cervello, perché ho capito un po' di cose, la testa mi dice che va bene tutto, però è anche importante che i video siano fatti bene, ben strutturati, belli, e in particolare devono essere accattivanti, perché YouTube comunque è un luogo in cui l'attenzione è una cosa fondamentale. Quindi cosa succede? Succede che
va benissimo fare tanti video perché è bello, però d'altro canto farne il giusto numero, anche abbastanza pochi, però fatti bene, è indubbiamente il modo migliore per avere una crescita su YouTube. E se volete dopo un attimo approfondisco anche questo concetto della crescita, nel senso che so che per qualcuno questa cosa, che qualcuno sia interessato alla crescita degli iscritti, possa essere magari anche negativo, nel senso ma non fregarti della crescita, preoccupati solo dei contenuti. No, nel senso che io rivendico il fatto di voler impegnare tantissimo anche per capire quali sono le strategie migliori per poter crescere all'interno di YouTube. Perché? Perché ho questo strumento bellissimo, e non parlo della Lightboard, parlo di YouTube, e non dedicarmici, non cercare di sfruttarlo al meglio per poter massimizzare i suoi effetti mi è sempre sembrata una cosa stupida. Anche perché poi l'altro grande obiettivo, l'altra cosa che ha iniziato a palesarsi nella mia testa, è che a un certo punto ho capito che di questo io potrei fare un lavoro, e se voglio farlo, allora sì, lì i numeri è brutto da dire, ma mi servono. Quindi crescere è una cosa importante. Perché dicevo che qualche video ogni tanto è meglio che tantissimi? Beh, guardate in questo momento tra le persone che stanno crescendo di più nella parte di YouTube che fa divulgazione in Italia, paradossalmente sono le persone che fanno pochi video. Barbascura, Dario Bressanini. Perché? Perché pochi ma ben curati. E questo è un problema mio, perché io ne vorrei fare uno al giorno, però non è saggio, non è furbo. Pochi ma ben curati. E in questa lotta intestina che mi sono trovato, l'1,8 è stato il numero che mi sono ritrovato a circa dover affrontare. Di questo penso che non so quanto riuscirò a scostarmi da questa media, magari un po' di più, magari un po' di meno, ma vediamo il futuro. Cosa è successo? Volevo un attimo anche raccontarvi come è stata la storia del mio canale. Questo è a grandi linee, fatto a mano, il grafico circa del mio canale. Volevo farvi vedere due cose. Se voi guardate, è un grafico abbastanza particolare, voi vi aspettereste una crescita abbastanza lineare, invece non è così, perché YouTube ha questa caratteristica. YouTube si cresce abbastanza per balzi. Ho iniziato all'inizio che avevo pochissimi iscritti, e poi nel giro di un mesetto ho avuto due grossi balzi. Questo probabilmente lo sapete già, un terzo di voi è qui per questo, è dovuto a Dario Bressanini, che ha condiviso un mio video e mi ha citato in un suo altro video. Da qui ho iniziato a crescere. Perché? Perché avere un bacino d'utenza di 6.000, 7.000 persone è perfetto. È perfetto perché così ogni contenuto che metti può essere giudicato da un numero davvero grande di persone e può essere condiviso da una parte di queste. Dopodiché ho continuato ad avere una crescita, qui sì, abbastanza organica, abbastanza lineare, e qua è la parte di cui io vado in un certo senso più fiero, perché qui era tutta farina del mio sacco, erano video che avevo fatto e che piacevano. Il primo di tutti è il video di Neanderthal, non so se l'avete mai visto, va bene. Poi ci sono stati il video dei gatti, il video di Chernobyl, i due video sul cambiamento climatico. Ok, video che hanno avuto quel qualcosa in più che YouTube ha premiato e che voi avete premiato condividendoli, guardandoli fino in fondo, tutti questi aspetti che sono fondamentali all'interno di YouTube. E quindi capite, io buona parte della crescita non la devo ai 60-70 video che ho prodotto in questo periodo, ma quei pochi video che hanno funzionato. Ora, è vero che per la legge dei grandi numeri, se tu fai più video, magari qualcuno in più funziona e va bene. Però è anche vero che se ci metti una cura particolare, se riesci a capire l'idea, e quindi magari ne fai un po' meno, ben lavorati, ben strutturati, cercando di fare dei bei collegamenti che possono piacere, soprattutto che possono essere condivisi da qualcuno, ben venga. Ed è quello a cui bisogna puntare. Ok, ultima ondata è dovuta in parte a un video in cui compare Barbascura per 2-3 minuti e che abbiamo pensato insieme, che si è collegato inevitabilmente a un suo video che ha avuto un grande successo, e poi ha un altro effetto bellissimo, e cioè che tutti gli iscritti che sono arrivati dopo questo video di Barbascura hanno iniziato a guardare i video vecchi. Questa cosa è pazzesca, perché il mio canale si è letteralmente gonfiato. Cosa succede quando dei video vecchi vengono molto guardati dalle persone? Beh, YouTube dice: wow, cosa sta succedendo? Questi video sono belli, iniziamo a diffonderli ovunque. E quindi una buona fetta di questa crescita è dovuta a questa collaborazione con Barbascura, ma il resto è dovuto anche a voi, soprattutto i nuovi iscritti che sono andati a vedersi i video vecchi. Ma di questo ne parliamo dopo. Quindi
Guardate invece la crescita di Instagram come circa andata di pari passo con la crescita di YouTube, trascinata spesso dalla crescita di YouTube, e anche se questa è stata molto più lineare, perché su Instagram, pur essendoci questi meccanismi magari tipici dei social, non ha gli stessi meccanismi di YouTube. Una collaborazione su Instagram non è come una collaborazione su YouTube, una condivisione da YouTube non è come una condivisione da Instagram, sono due meccanismi diversi, e infatti guardate adesso questo grosso gap iniziale deve ancora essere colmato. Se molti di voi sono qua da poco e non mi seguono su Instagram, beh, siete quelli che dovrebbero colmare questo gap. Detto questo, quindi ho capito quali sono le strategie per riuscire a crescere su YouTube. Parlo di cose ovvie, però ho dovuto proprio sondarlo sulla mia pelle, le collaborazioni, i video speciali ben strutturati, e poi ho scoperto da relativamente poco parlare anche di temi di attualità. Ogni tanto esce qualche notizia biologica che fa il giro del... Vedete Chernobyl? Ok. Fa il giro delle redazioni. Ecco, parlare di quello per me è fondamentale. Bene, 20.000 iscritti. Io di solito festeggio sempre i grandi obiettivi con una live, questa volta non ce la faccio subito, ma non vedo l'ora di farlo a fine agosto, di fare una live per festeggiare i 20.000 iscritti. Magari sperando che già, siamo già a 21.000, 22.000, vediamo. Perché dico fine agosto adesso non ce la faccio? Perché devo prendermi una pausa, voglio prendermi una pausa, voglio andare in vacanza, andrò in vacanza ben 3 settimane, di cui 2 ritirato completamente dai social in montagna, quindi bomba. Ma perché vi dico questa cosa alla pausa? Beh, in parte perché voglio prepararvi a questa eventuale pausa sul canale. Cosa succederà adesso? Molto velocemente, per 2 settimane non usciranno video, per una settimana, cioè per 2 settimane poi usciranno soltanto 2 video che ho già registrato molto tempo fa. Lo faccio semplicemente perché ce li ho a disposizione, non mi va di lasciare fermo il canale un mese e ve li carico, datemi un'occhiata, sono 2 video che parlano entrambi dei lupi. Poi in realtà ho messo un grande punto di domanda perché io mi conosco, mettete caso che esce la tal notizia, magari sono al mare, ma è un tema magari interessante che mi piace di qualcosa, lo registro così anche a cavolo e mi conosco, lo carico sul canale. Ma c'è un altro aspetto, e qual è? E volevo dirvi, la pausa è per me, voi esistete ancora, nel senso andate in vacanza sicuramente, fate quello che volete, ma se volete potete comunque in qualche modo usufruire dei miei contenuti. Come? Ve l'ho detto, comunque escono 2 video in questa pausa, c'è un secondo canale, ve lo metto nel primo commento, in cui non so cosa farò, lì ho un'idea un po' strana, nel senso che lì farò video anche vlog in vacanza, robe strane, tipo immaginatevi recensione biologica di una frittura di pesce, con tipo le specie, cose così, quindi potrei fare una roba un po' più cazzare, e poi c'è Instagram. C'è un'altra cosa che adesso non dovrei fare questo, ma vabbè, chi se ne frega, che è questo. Soprattutto se siete nuovi, vi ricordo che in questo momento ci sono una 70 di video sul mio canale che voi tecnicamente non avete mai visto. Ecco, questo è contemporaneamente un modo che avete per seguirmi guardando i vecchi video, ma per aiutarmi. Se ognuno di voi che mi sta guardando adesso e che non ha mai visto i miei video vecchi va a guardarsi i video vecchi, a me questo fa crescere tantissimo. Quindi, se avete voglia di farlo, se vi mancherò, questa è un'ottima opzione che avete. Sono 70 di video, non guardateli, cioè se li guardate, guardateli in ordine tipo così, cioè dal passato al presente, perché sennò è trash, nel senso che via via, sennò dovete peggiorare sempre di più. Mentre se volete migliorare la qualità video, audio, eccetera, eccetera, penso sia meglio. E ecco, questa è una cosa che potete fare, 2 video al giorno e così non vi mancherò. Io vado in vacanza anche per un altro motivo. Voglio fermarmi per riflettere su quali sarà il futuro di questo canale. Nel senso che io tutte queste cose le ho imparate e ne prenderò atto, e da settembre in poi riprendo con grinta. Prendendo atto di tutto questo, e appunto sto già lavorando a dei grossi miglioramenti dal punto di vista di YouTube, tecnologici, tecnici, voglio comprarmi un green screen per fare robe un po' strane, probabilmente vedete 2 o 3 video così, ne ho già preparato uno sull'evoluzione umana, fatto su una lightboard, sto lavorando ad altri video sull'evoluzione umana, altri temi molto belli, però
voglio poterlo fare in vacanza, cioè con calma, in riva al mare, perché lì è il momento in cui le idee più belle, nei momenti di ozio, escono fuori dal nulla, così, è una cosa che succede sempre, e non vedo l'ora che di farlo. Quindi ecco, questo è un aspetto, voglio anche proprio prendermi il tempo per riflettere un po' su quello che ho fatto e su quello che farò. Vi do già un paio di anticipazioni, 3 anticipazioni, poi finiamo. Tenetevi forte perché da settembre in poi arriveranno delle grosse novità. La novità più grossa per me, anzi le due più grosse, sono tutte grosse. Una sono i cosiddetti ritiri entropici, credo che li chiamerò. Sono dei ritiri di 3 giorni che faccio, in cui facciamo io, e ora ne sto preparando uno con una guida naturalistica, passeggiate naturalistiche, seminari, in ambito appunto evoluzionistico, e anche una parte probabilmente di videomaking, almeno il primo lo stiamo pensando così. Vi do già delle date, anche se poi me ne pentirò, probabilmente intorno al 12 di ottobre, quel weekend lì. Ok, magari poi cambia, che non è detto, però ecco, tenetevi liberi in caso se vi interessa questo tipo di cose. Conferenze, questa è una cosa che non vedo l'ora di fare, mi stanno arrivando un sacco di offerte per conferenze e per assemblee di istituto nelle scuole, per ora sto dicendo sì a quasi tutto, so che me ne pentirò, perché ho voglia di vedervi, voglia di girare un po' l'Italia, voglio di incontrarvi, ho voglia anche di vedere persone dal vivo, quindi portare i video su YouTube in un formato diverso, più esteso, con una storia un po' più complessa, anche fuori. Quindi a mano vi aggiorno dove? In parte all'inizio dei video, in parte vi metto il canale Telegram, perché lì sì, lì annuncio tutte le cose. Vi do già il primo annuncio, abbastanza, questo è certo. A Padova dal 13 al 15 settembre ci sarà il CICAP Fest. Beh, lì ci troviamo, se avete voglia di passare. Date un'occhiata al programma, lì c'è un sacco di roba, un sacco di conferenze. Io darò una mano a gestire la parte dei social, quindi sarò ovunque in giro per la città a fare foto, video, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi in caso scrivetemi o su Telegram o su Instagram, trovate tutto sotto, e ci si vede a Padova. Ultima cosa, ve lo annuncio già perché voglio prepararvi psicologicamente. Quando abbiamo detto, adesso siamo al 9° mese, quando arriveremo al 12° mese? Di Entropy for Life, quindi per festeggiare l'anno aprirò un Patreon, lo sto già iniziando a pensare, e quindi sappiate che probabilmente per metà ottobre, primi di novembre lo aprirò. Questo è tutto ragazzi, Patreon che ovviamente per me sarà fondamentale per poter rendere tutto questo molto sostenibile, cosa che già sta iniziando a diventare in prospettiva, ci sto sperando, ma dai che ce la facciamo. Ah, ultima cosa, scrivetemi sotto se siete interessati alle magliette, perché sto anche stampando le magliette. Buono, questo era tutto ragazzi, che bella questa avventura che sto facendo, in parte sto facendo anche con voi, mi sta piacendo un sacco, e quindi nulla, se volete aiutarmi vi ho detto il modo migliore, i due modi migliori che sono è in questo periodo recuperare i miei video vecchi se non avete mai visti, e se qualcuno di questo vi piace, nessuno vi dice di non condividerli, perché quello è davvero il modo più grande che ho per crescere. Ragazzi, grazie di tutto, faccio un mega cuore, anche se in realtà io non so disegnare, ok? E basta, ci vediamo con una live, mi sa, a fine agosto, primi di settembre, e basta. Ciao ragazzi!